Allora, quindi Sì. io partirei come Sentiamo, previsto dal sentiamo. programma con il minuto di silenzio. In ricordo, vi ricordo i dati che sono drammatici. Ad oggi 109 casi di femminicidio in Italia. Quindi partiamo con il minuto di silenzio. Allora, possiamo iniziare la giornata pianificata per oggi, 25 novembre, quindi dare subito la parola ai magnifici rettori che ci seguono a distanza, quindi non so, ditemi voi chi è che vuole prendere la parola per primo, professor. Inizia Edoardo. Sì, allora grazie per questa opportunità. Inizio io perché ho urgenza, stiamo aspettando la visita del ministro Franco, quindi devo rientrare in aula a breve. Però volevo esserci in questo giorno, non potevo non esserci perché è un giorno di grande impegno morale, di grande partecipazione emotiva, diciamo, alla discussione di una problematica veramente cogente e centrale in una società che vuole definirsi civile. Noi oggi parliamo di violenza sulle donne, ma il mio pensiero va a tutte quelle azioni che in qualche modo, pur non raggiungendo il limite della violenza, ma comunque creano disparità e differenze tra i sessi. Il mio Ateneo ha disegnato delle linee strategiche che con più misure vogliono non solo naturalmente contrastare la violenza, ma abbattere tutte le condizioni che creano disparità tra i generi. E abbiamo messo in campo, poi ne parlerà la professoressa Caroccia, ne sono sicura, tutta una serie numerosa di iniziative rivolte a questa finalità che perseguiremo, diciamo, sicuramente entro i limiti del mio mandato, siamo certi di raggiungere dei risultati pregevoli e importanti dal punto di vista della parità di genere, oltre che del contrasto alla violenza. Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità e l'Università dell'Aquila vuole esserci in questa battaglia e sicuramente metterà in campo tutte le risorse, non solo umane, ma anche materiali, diciamo, che si rendessero necessari per migliorare lo stato attuale. Saluto la professoressa Gammoni, saluto il collega Mastrocola, mi scuso per la rapidità del mio intervento, ma ho necessità ora di rientrare in aula per motivi istituzionali. Diciamo. Buon lavoro, sono certo che parlerete di cose molto belle, molto interessanti. Ho visto il programma estremamente variegato e qualificato, quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata e un buon lavoro. Siete forti, vi sono vicini. Ringrazio il professor Alesse che, come sempre, diciamo, con questi interventi dimostra una sensibilità veramente non comune. Passo la parola al magnifico rettore. Arrivederci, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao Edoardo. Passo la parola al professor Mastrocala dell'Università di Teramo, magnifico rettore. Ciao. Sì, grazie. Grazie professoressa, grazie a tutti, grazie all'Università dell'Aquila in generale e all'Università di Teramo anche per... è un bellissimo segnale quello di trovarci insieme per un argomento così importante e spero che questa rete poi anche a livello universitario cresca e si affermi sempre di più, soprattutto nell'azione, come diceva Edoardo.
Quindi un ringraziamento particolare per quanto riguarda l'Università di Teramo va la professoressa Ricci a Fiammetta, che come dire, mia delegata, quindi è organizzatrice di questi eventi legati alla violenza sulle donne, ma soprattutto delegata per la parità di genere. Penso che le due cose sia, non penso, insomma, è ovvio, le due cose sono strettamente collegate e attraverso i percorsi culturali, formativi, ma anche di ricerca, insomma, legati all'affermazione della parità di genere, piano piano riusciremo anche a controllare, spero definitivamente, a sconfiggere questo cancro che, come veniva ricordato prima, insomma, è diventato particolarmente virulento in questo periodo, un periodo in cui evidentemente le persone, soprattutto i maschi, non sono più abituati a condividere, perché il fatto di essere rimasti di più in casa, quindi legato alla pandemia, molto probabilmente ha portato dei picchi di violenza veramente impressionanti. Quindi dobbiamo insegnare a noi maschi, quindi il recupero della condivisione. Quindi penso che questo lavoro debba essere un lavoro condiviso e soprattutto, quindi non lo dico ai nostri studenti e a tutti i colleghi che ringrazio, non può essere lasciato solo alle donne. Dobbiamo essere noi fondamentalmente protagonisti di questo, perché altrimenti non raggiungiamo nessun obiettivo, perché poi rimaniamo sempre dall'altro lato. Invece dobbiamo lavorare insieme, come si diceva, dal punto di vista della formazione. Ricordo il nostro percorso della scuola di legalità, che quest'anno è particolarmente incentrato su questa tematica, ma devo dire è importante che le declinazioni formative di ogni corso di laurea in qualche modo affrontino questo problema, così come sono molto contento delle scuole, delle classi collegate, insomma, quindi io parlo sempre di filiera, dell'importanza della filiera formativa. Penso che sia fondamentale questo rapporto con le scuole, perché non è un lavoro formativo che può essere delegato soltanto ad una parte, ad una sezione della formazione. Quindi grazie veramente per quello che fate, per il coordinamento all'interno della CRUI, e per quello che fate e che cerchiamo di fare tutti all'interno delle nostre strutture e delle nostre singole classi. Ancora un grazie a tutti gli animatori e un grazie particolare alle studentesse e agli studenti, che anche in questo caso sono la nostra vera energia rinnovabile. Grazie. Io ringrazio veramente molto l'intervento del magnifico rettore, perché è sempre, diciamo, un valore aggiunto un intervento che viene dall'alto, perché ovviamente il magnifico rettore rappresenta l'istituzione più importante nella nostra comunità accademica. Quindi passerei adesso la parola alla professoressa Caroccia, che è la nostra delegata alle pari opportunità ed è molto impegnata proprio, sta portando avanti veramente dei risultati importanti. È stato appena approvato il secondo bilancio di genere, che è un bilancio importante. Stiamo lavorando anche ad altre iniziative, diciamo, in particolare il GEP, che è un insieme di azioni che andremo, diciamo, a proporre come organismi accademici. Quindi do la parola alla nostra delegata, professoressa Caroccia, che ci segue a distanza.
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Grazie ovviamente agli organizzatori. Per me oggi è una giornata particolarmente significativa, perché in realtà con la professoressa Ricci abbiamo per tanto tempo, diciamo, immaginato di costruire, una rete, di atenei, almeno abruzzesi, almeno regionali, che fossero attivi sulle politiche di genere in generale, non soltanto per quanto riguarda la violenza. Ma le due cose, lo hanno già sottolineato i rettori, sono strettamente collegate, cioè fare rete e contrastare, fare rete tra università e contrastare la violenza sono due azioni che vanno di pari passo. E quindi sono, insomma, doppiamente felice perché si sta realizzando questa cosa e perché vedo oggi non soltanto studenti e studentesse universitarie, ma vedo una grande partecipazione di ragazzi e ragazze dei licei. E anche questo è stato già sottolineato dal rettore dell'Università di Teramo, è fondamentale, diciamo, formare i ragazzi e le ragazze fin dall'inizio. Perché le agenzie formative, le agenzie di formazione, le agenzie di istruzione, quindi le università, ma anche le scuole, possono fare tanto nel contrasto alla violenza di genere. Possono agire con immediatezza. Certo, in questo caso naturalmente è un po' più diciamo, limitata ovviamente l'azione dell'università. Però, per esempio, noi come Univac abbiamo aderito ad una campagna della Presidenza del Consiglio dei Ministri che chiedeva la pubblicazione sul sito e la pubblicizzazione massima del numero antiviolenza, che voglio ricordare anche in questa sede, il 1522. È un numero che va pubblicizzato il più possibile perché, tra l'altro, durante l'emergenza pandemica i numeri contro la violenza di genere sono aumentati drammaticamente e quindi era importante che ovunque le vittime potessero, anche soltanto per caso, imbattersi in un numero oltre il quale c'erano delle persone che potevano aiutarle perché avevano delle competenze. Quindi abbiamo aderito, delle competenze specifiche. Quindi abbiamo aderito a questa campagna, ma ci sono altre università che, per esempio, fanno accordi con i pronto soccorsi, quindi delle convenzioni, quindi, diciamo, come fronte proprio, no? Di emergenza immediata. E poi c'è invece il lavoro, questo è il lavoro, ripeto, la prima linea, diciamo, il lavoro immediato che possono fare gli atenei, e poi invece c'è il lavoro mediato, quello culturale, che è quello più lungo, quello più pesante, ma sul quale io mi sento di essere ottimista. Oggi, non oggi, in realtà quest'anno è passato da qualche mese, però quest'anno si celebra il decennale della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Quindi siamo arrivati ormai a 10 anni dal riconoscimento a livello europeo di un fenomeno che va contrastato e che va combattuto con decisione. Insomma, per me mi sento di essere ottimista perché non, per me che sono giurista, insomma, io non dimentico che è soltanto di 40 anni fa cancellazione del delitto d'onore dal codice penale del 1981, è del 1996 la legge che ha detto per la prima volta che la violenza, che lo stupro è una violenza contro la persona e non contro la morale pubblica. Quindi diciamo che come paese, come sistema Italia, siamo partiti molto arretrati e in soli 40 anni abbiamo fatto passi tutto sommato da giganti, se siamo oggi riuniti qui. Questo non vuol dire che ci dobbiamo fermare, vuol dire che dobbiamo fermamente combattere gli stereotipi che condannano la vittima della violenza a quella che si dice in gergo, no? La vittimizzazione secondaria, cioè oltre a essere vittima della violenza, tu poi, quando chiedi aiuto, diventi ulteriormente vittima perché, non, perché a causa del clima culturale non vieni creduta, trovi delle resistenze. Ecco, l'azione delle agenzie formative è soprattutto in questo senso, nel cambiare un clima culturale
che evita il fenomeno della vittimizzazione secondaria, che faccia sentire le donne meno sole, le vittime di violenza in generale meno sole, e che crei un clima per cui la vittima sia riconosciuta come tale. Come dire, il futuro è vostro, dei ragazzi che ci stanno ascoltando. Ecco, spero che voi possiate tra 40 anni celebrare una giornata in cui i numeri non saranno più quelli che noi leggiamo oggi. E guardate, di resistenze e di stereotipi ce ne sono moltissimi ancora. Noi come Università dell'Aquila, insomma, cerchiamo in qualche modo di programmare delle azioni per migliorare questa condizione, ma non soltanto come Ateneo dell'Aquila, perché ormai questo è un movimento, direi, istituzionale al quale la CRUI ha aderito con convinzione, è stata sollecitata dalle istituzioni europee, insomma, qualcosa di grande si sta muovendo e dobbiamo essere partecipi di questo cambiamento. Non rubo altro tempo, vi lascio ai lavori. Grazie Francesca per questo intervento, quindi lascio la parola alla professoressa Fiammetta Ricci, che è la delegata per le pari opportunità dell'Università di Teramo. Sì, buongiorno a tutti. Davvero un saluto speciale a Francesca Caroccia, con la quale condividiamo, in cui abbiamo condiviso e sono sicura condivideremo tante altre esperienze. Un saluto speciale soprattutto a tutte le studentesse e tutti gli studenti che sono collegati con noi e un ringraziamento all'Università dell'Aquila per aver anche promosso questa iniziativa congiunta e a tutti i colleghi che hanno aderito alla Questura di Teramo, ai presidenti dei CUG e ai centri antiviolenza, la Fenice e dell'Aquila. Io credo davvero che sia un segnale, quello che stiamo dando oggi, un segnale molto forte, perché innanzitutto ci proponiamo davvero finalmente con una grande rete, un grande abbraccio, un abbraccio simbolico, un abbraccio che viaggia attraverso il silenzio, un silenzio che urla. Io credo che mi rivolgo soprattutto agli studenti che ci stanno ascoltando e che ci seguono, numerosi anche dalle aule degli istituti di secondaria superiore. Ecco il silenzio. Il silenzio, sapete, può avere tante declinazioni, può avere tanti, tanti significati. C'è un silenzio, quello che noi abbiamo voluto oggi evocare, ed è appunto un silenzio della riflessione, della consapevolezza, non della memoria. Non mi piace parlare di memoria per le vittime, di presenza, di azione nella nostra vita e nella nostra società come stimolo, come pungolo, come appello, dice Emmanuel Levinas, l'appello, l'appello del volto dell'altro, ma l'appello del volto che non c'è, l'appello del volto che è mancato, che è stato ucciso, un appello ancora più cogente, ancora più forte. E poi c'è il silenzio che noi oggi vogliamo rompere attraverso il nostro silenzio. C'è il silenzio dell'omertà, c'è il silenzio dell'isolamento, c'è il silenzio di una cultura che a volte enfatizza una comunicazione mediatica anche un po', come dire, così, anche a volte un po' virulenta, a volte un po' rissosa, a volte un po' demagogica, a volte un po' strumentale, e c'è poi, ecco, davvero il down di un silenzio che nullifica anche tante volte o sembra nullificare gli sforzi. Allora noi oggi vogliamo coniugare questi due grandi silenzi, un silenzio di consapevolezza, di forza, perché oggi, ecco, non è la quantità delle parole, ma è la qualità delle azioni e della qualità soprattutto delle forze unite che possono davvero cambiare. Io non voglio dire ottimista, ma credo che stiamo facendo tutti un grande lavoro, ma c'è bisogno di fare di più. Ecco, io devo dire che avevo letto questa frase non per fare citazioni adesso da, come dire, un po' da baci perugina, no? Però avevo letto questa frase di Margaret Atwood e dice: mi ha fatto molto riflettere. Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro, le donne hanno paura che le uccidano. Ecco, io credo che davvero già da questa frase, ecco, c'è un mondo dietro, davvero c'è una
come dire, una criticità e soprattutto c'è una lacerazione che noi dobbiamo ricucire e dobbiamo ricucire anche a livello proprio di costruzione simbolica, di posizionamenti simbolici, non solo di ruoli e quindi ovviamente anche attraverso azioni concrete, culturali, azioni positive, ma soprattutto lavorando sul terreno della cultura. Ecco, da questo punto di vista voglio segnalare solo due importanti iniziative dell'Università di Teramo, perché dopo ci saranno i presidenti, ci sarà il vicepresidente del CUG che parlerà anche nello specifico delle azioni positive dei nostri piani, delle azioni triennali, e poi ci saranno le colleghe che toccheranno gli aspetti più tecnici. Ma noi abbiamo presentato il primo bilancio di genere, siamo più giovani in questo. Un primo bilancio di genere che davvero è per noi una mappatura importantissima per vedere chi siamo e dove dobbiamo andare. E noi in Ateneo di Teramo abbiamo due iniziative che ci paiono molto, per noi sono davvero l'impegno di tanti. Ecco, io le coordino, ma non potrei fare niente se non ci fosse un grande lavoro di squadra. E anche qui voglio ringraziare colleghi e colleghe che lavorano con me nella Scuola di Legalità e Giustizia e per il laboratorio di didattica innovativa interdisciplinare, che è una innovazione che è giunta alla sua quarta edizione, che lavora specificamente sulla cultura di genere. Alcune di queste colleghe sono qui presenti, c'è cioè la professoressa Laura Di Filippo, la professoressa Michela Vitaletti in collegamento, ma poi altri colleghi e colleghi con le quali stiamo davvero costruendo una rete, ecco, di azioni per sensibilizzare. E gli studenti dell'Università di Teramo, le studentesse che ho voluto qui con me, dietro è rimasta solo una rappresentanza perché gli altri si sono seduti, stare in piedi, ecco. Li abbiamo voluti perché loro si stanno attivando in Ateneo con varie iniziative, però abbiamo visto nel corso degli anni come stia crescendo proprio in loro la partecipazione, la consapevolezza e la sensibilità. E vi dico, ecco, brevemente, perché non voglio togliere spazio ovviamente agli altri relatori, ci teniamo molto a queste due iniziative. La Scuola di Legalità e Giustizia dell'Università di Teramo, che è giunta alla sua quarta edizione, quest'anno ha vinto un progetto, un finanziamento, è rivolta alle scuole superiori, alle ultime classi, e il progetto a cui dedicheremo tutto l'attività formativa dell'anno 2021-22 è proprio protagonisti di cambiamento differenti ma non indifferenti ed è tutto incentrato sulla narrazione, la ricostruzione, la conoscenza di figure femminili che nella storia e nell'attualità anche hanno avuto questo grande ruolo di promozione dei diritti umani, impegno civile e contrasto alla criminalità e alle mafie. E poi il laboratorio di didattica innovativa interdisciplinare, accennava prima il rettore, è stata una scommessa, il primo anno abbiamo avuto anche un po' di resistenze culturali, poi ecco di anno in anno è cresciuto, è anche un corso di formazione per l'esterno ed è incentrato sulla politica e l'etica della differenza e la cultura di genere. Ed è rivolto agli studenti di tutte le facoltà con riconoscimento di crediti. E quest'anno abbiamo avuto un incremento, io lo dico con un grande orgoglio, ma anche per condividerlo, Francesca Caroccia lo sa, anche con le altre università, con l'Aquila, ma anche con le altre università d'Abruzzo, abbiamo avuto un incremento anche della partecipazione dei ragazzi, degli studenti. E questo è un segnale molto importante perché non dobbiamo fare il gineceo culturale, iniziative, no? Tutte fatte da donne che parlano tra donne rivolto a donne. Ecco, quindi io perché ho citato queste due iniziative che sono il frutto di un grande lavoro di squadra? Perché credo davvero che se non costruiamo, ecco, una rete, una trama, un intreccio molto forte, ma anche molto profondo, che deve avere il coraggio di andare nella profondità. Ecco, noi davvero non riusciremo a sradicare questo fenomeno, ma anche il fenomeno della violenza su tutti i vulnerabili. Voglio aggiungere anche questo oggi. Le donne non sono vulnerabili per natura, ma lo diventano per cultura, per azioni sociali che nel tempo le hanno rese in alcune condizioni così. Ma oggi viviamo in una cultura violenta, questo purtroppo penso che tutti in qualche modo lo condividiamo, senza generalizzare. Allora,
Ecco, le nostre azioni unite, e quindi io auspico che la collaborazione con l'Università dell'Aquila, ma anche ovviamente con altre università d'Abruzzo, con quella di Chieti Pescara, davvero cresca. Da oggi apra davvero un cammino di sinergie e soprattutto di arricchimento reciproco per noi come docenti, per la ricerca, per la formazione, ma soprattutto per le studentesse e per gli studenti dei nostri atenei e quindi per essere testimoni nel territorio e nella società di questa grande azione che dobbiamo fare di cultura sociale. Ringrazio pertanto per questa iniziativa, ringrazio tutti coloro che sono collegati, ringrazio le scuole, i licei della Scuola di Legalità e Giustizia che hanno aderito davvero prontamente e un saluto ovviamente a tutti i colleghi dell'Università dell'Aquila. Ringrazio la professoressa Fiammetta per questo intervento molto, molto interessante, anche per quello che fate voi, diciamo, con l'Università di Teramo, perché insomma veramente siete molto attivi. Quindi io vorrei spendere giusto qualche parola per presentare questa iniziativa, diciamo come nasce. Nasce innanzitutto, ovviamente, come voi lo sapete, dall'idea di sensibilizzare soprattutto, diciamo, la nostra comunità accademica, i ragazzi, alla riflessione. Oggi è una giornata, diciamo, importante, ci sono eventi un po', diciamo, in tante strutture. Crediamo che sia, diciamo, importante soprattutto, diciamo, fermarsi un attimo e riflettere su quelli che poi sono numeri sempre più drammatici, l'avete letto, diciamo, in questi giorni sui giornali. Ci sono veramente numeri importanti, siamo arrivati a 109 con un incremento rispetto all'anno scorso dell'8%, perché ovviamente, diciamo, il lockdown in qualche modo ha esacerbato questa violenza. Come ha detto anche precedentemente la professoressa Fiammetta, noi ci troviamo oggi in una società caratterizzata da varie forme di violenza, perché non c'è solamente la violenza fisica che poi sfocia in molti casi appunto nel femminicidio, ma c'è anche la violenza psicologica, la violenza verbale che è molto, diciamo, diffusa. E quindi noi, diciamo, come università e soprattutto, diciamo, come CUG, in qualche modo cerchiamo di portare avanti delle azioni positive che vadano proprio, diciamo, a contrastare la discriminazione a vari livelli e anche a creare, diciamo, una situazione nella quale, diciamo, tutti i rappresentanti si possano trovare una dimensione. Quindi veramente mi ha colpito molto l'espressione anche che è stata data diciamo, la lettura di questi dati che hanno posto, diciamo, una problematica importante, cioè la violenza va anticipata e quindi va in qualche modo cercato di lavorare molto sul concetto di rete, infatti per questo noi abbiamo avuto, diciamo, l'onore di avere, diciamo, la presenza delle reti antiviolenza che dappertutto siete stati citati perché svolgono veramente un ruolo importante, soprattutto perché si è messo in evidenza che la violenza va capita, va interpretata e capita attraverso un lavoro di formazione, una formazione multidisciplinare che debba, diciamo, servire in qualche modo a preparare tutti gli operatori che in qualche modo poi si trovano ad affrontare queste situazioni. Quindi sicuramente, diciamo, va superato quello che è la cultura patriarcale, maschilista, ma caratterizzata dalla violenza, perché ci sono anche tante culture patriarcali maschiliste, come ad esempio la cultura confuciana, che ovviamente non è la cultura della violenza. Ovviamente voglio, diciamo, anche rappresentare il fatto che la violenza di genere, quindi il femminicidio, non è solamente, diciamo, ovviamente un fenomeno che ritroviamo in Italia, ma è diffuso in tutto il mondo, anche nel nord Europa, che non è, diciamo, caratterizzata da una cultura patriarcale. C'è, diciamo, il fenomeno del femminicidio e la lettura che viene data, diciamo, al fenomeno del femminicidio in questo caso il fatto che gli uomini si oppongono all'emancipazione delle donne e quindi non accettare poi in ultima analisi l'emancipazione delle donne significa non accettare anche la modernità, perché la modernità si esprime proprio con l'emancipazione delle donne. Quindi noi come CUG, ovviamente è un organo collegiale, abbiamo, diciamo, in qualche modo,
cercato di fare rete anche con l'Università di Teramo, abbiamo aderito anche alla rete dei CUG nazionali perché crediamo che in qualche modo fare rete, oggi più che mai dati interpretativi di questi giorni, ci pongono l'attenzione che fare rete sicuramente diciamo, è importante e soprattutto bisogna superare gli stereotipi di genere che sono tanti. Come? Innanzitutto attraverso ovviamente anche l'educazione alla violenza, diciamo, a contrastare la violenza di genere, e infatti stiamo cercando in qualche modo di portare avanti, spero che si possa riuscire, diciamo, nel futuro, di arrivare ad attivare degli insegnamenti proprio specifici che educhino proprio al rispetto del genere, perché ovviamente è, diciamo, una tematica che va sempre di più sensibilizzata, va sempre di più in qualche modo, diciamo, portata anche nelle aule universitarie. Quindi non voglio togliere altro tempo perché poi, diciamo, abbiamo cercato di dare alla giornata un taglio diverso, quindi il taglio giuridico, il taglio ovviamente relativo, diciamo, alle forze dell'ordine che hanno un compito importante, il taglio ovviamente delle reti antiviolenza e soprattutto anche il taglio medico poi rappresentato dal professor Siracusano e anche quello psicologico. Quindi lascio spazio ad altri interventi perché abbiamo fatto, diciamo, proprio una scaletta, diciamo, in cui diamo dei flash per non appesantire molto la giornata. Quindi do la parola a questo punto a Teramo. Sì, abbiamo adesso un attimo che avevo davanti agli occhi, come sempre, aprendo su internet il programma. Ecco qui. Sì, professor Braga. Sì, ecco il professor Adolfo Braga che rappresenta, diciamo, il CUG, vicepresidente del CUG di Ateneo, perché la nostra presidente, dottoressa Paola Serpietri, è in maternità e quindi non è potuta intervenire. Ecco, in questo momento il professor Braga però sta ritardando, quindi io direi di far parlare il presidente del CUG dell'Aquila e aspettiamo che ci raggiunga, va bene? Perché è anche presidente, direttore della fondazione, quindi è veramente incastrato tra molti impegni. Quindi a voi la parola. Quindi possiamo andare avanti con il Con programma? il presidente del CUG dell'Aquila e poi appena arriva, se sei d'accordo. Quindi andiamo avanti con. Allora, possiamo anche, diciamo, fare un'inversione. Allora, a questo Sì, punto invertire, sì. dare la parola alla dottoressa Frezza, che rappresenta, diciamo, la presidente dell'associazione Donatella Tellini dell'Aquila, il centro antiviolenza e biblioteca delle donne. Accendere il microfono. Sì. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Io sono appunto Silvia Frezza, la presidente dell'associazione Donatella Tellini di L'Aquila, che comprende sia la Biblioteca delle Donne e sia il Centro Antiviolenza. E grazie per averci invitato a questa importantissima iniziativa, perché lì dove si costruiscono reti, noi desideriamo esserci e portare il nostro contributo, la nostra esperienza e far conoscere la nostra operatività. E abbiamo pensato che abbiamo ancora sì bisogno di giornate del ricordo, di giornate di denuncia, di giornate costruttive come quella odierna, giornate che testimonino l'effettiva operatività di donne e di uomini a favore della promozione del senso del rispetto. Lavoriamo tanto nelle scuole, entriamo nelle scuole, invitiamo le scuole nella nostra associazione proprio per lavorare su questi sensi e prima di tutto quello del rispetto, dell'offerta di reali pari opportunità, di sostegno alle fragilità, ma soprattutto abbiamo bisogno di raccontarci oggi cosa siamo riusciti a fare, come lo abbiamo fatto e soprattutto quali risultati abbiamo ottenuto. E proprio per mettere a sistema insieme due cose importantissime: le buone pratiche e le buone relazioni. Il Centro Antiviolenza dell'Aquila si è sempre adoperato su questa strada fin dal 2007, dalla sua fondazione, e è nato grazie alla volontà di un gruppo di donne attive già da anni sul territorio in ambiti differenti, ma legate da una lettura della realtà storica, sociale, politica, culturale comune, quali il femminismo.
Nel 2014 il Centro Antiviolenza e la Biblioteca delle Donne costituiscono l'associazione Donatella Tellini, nel segno del riconoscimento di una donna straordinaria che voi purtroppo giovani donne e giovani uomini oggi non potete conoscere perché ci ha lasciato 10 anni fa, Donatella Tellini, ma una donna che è stata animatrice per decenni sul territorio aquilano di instancabili lotte per la libertà femminile. Sono stati anni di grande fatica, abbiamo attraversato un terremoto, abbiamo attraversato una pandemia, ma ci siamo ancora, grazie alla rete che insieme stiamo costruendo. Le operatrici del centro, diceva giustamente prima la dottoressa, si sono formate attraverso corsi ben precisi, mirati, svolgono un ruolo prezioso e insostituibile attraverso modalità di accoglienza basata su una relazione di autentico aiuto, costruito sul rispetto e sulla dignità della donna, dei suoi bisogni e soprattutto dei suoi diritti. Accanto alle operatrici d'accoglienza, naturalmente operano anche avvocate e psicologhe. Il CAV dell'Aquila fa parte della rete nazionale DIRE, cioè le donne in rete contro la violenza, e che riunisce appunto i centri antiviolenza italiani. Negli anni sono stati attivati tutta una serie di utili contatti con le forze dell'ordine, con le procure, con il Tribunale per i minorenni, con il pronto soccorso, con le istituzioni, con l'università, con il Comune dell'Aquila, con la Regione Abruzzo. E nel 2019 il CAV ha attivato lo sportello di orientamento al lavoro, un significativo tassello nel percorso di fuoriuscita dalla violenza maschile. E nel 2020 abbiamo ottenuto anche, finalmente, dopo una lunga interlocuzione con il Comune dell'Aquila, anche una casa rifugio. E anche una casa rifugio di transizione in un comune limitrofo. Quindi l'operatività del CAV è sempre molto ben presente sul territorio aquilano. Siamo state già ricevute un paio di mesi fa dal rettore dell'Università dell'Aquila per individuare una strategia operativa insieme. Infatti è nostra ferma volontà, oltre che piacere, oltre nel riconoscere la necessità, di intraprendere con l'Ateneo della nostra città una collaborazione stabile, proficua e volta alla creazione di percorsi partecipativi in grado di promuovere socialità, cultura e soprattutto inclusione. Temi come giustizia sociale, ricchezza nella diversità, percorsi oltre il canone, lotta agli stereotipi, lotta alle discriminazioni, pari opportunità, accoglienza, inclusione, sostegno alle fragilità e cura del linguaggio di genere. Appartengono alla nostra operatività progettuale e si intersecano spesso, così come abbiamo evinto dal piano strategico dell'Ateneo Aquilano, e in modo sistematico. Lì dove soprattutto si auspica un intreccio con le istituzioni, le organizzazioni sociali, le forze imprenditoriali, le associazioni del territorio, è volto a costruire insieme un sostanzioso programma di sviluppo. Ci interfacceremo con il rettore, con le docenti dell'Università dell'Aquila su alcune nostre proposte per quanto riguarda una formazione costante e sinergica a Centro Antiviolenza Università. Uno spazio dedicato, uno sportello che vorremmo aprire all'interno dell'Ateneo, ma anche dal punto di vista sociale, culturale, un tavolo partecipativo per concordare percorsi finalizzati alla proposta di determinanti figure femminili che scompaiono dai libri di testo nelle scuole italiane e soprattutto anche per elaborare linee guida per un uso corretto del linguaggio di genere, lì dove si ha cura di rivolgersi sia al maschile sia al femminile, alle persone appunto che operano insieme a noi. Concludo raccontandovi l'ultima grande avventura alla quale stiamo partecipando, è quella della Rete 8 Marzo, una rete di donne, di varie associazioni, di sindacati, movimenti politici che insieme si adoperano per favorire percorsi interassociativi di conoscenza, di condivisione, di accoglienza, di protesta, di contrasto alla violenza di genere. Oggi prendiamo parte a questa giornata di lotta e di denuncia in vario modo, in vari luoghi, ma uno ci vede insieme ed è quello a Piazza Regina Margherita, adesso dalle 13 e poi nell'assemblea cittadina alle 18:30 presso
la Casa delle Donne all'Aquila, in via Angelo Colagrande a San Francesco, alla quale siete naturalmente tutte invitate e tutti invitati. Grazie di questa occasione e un saluto a tutti. Vi invitiamo appunto a venire a conoscere sia la Biblioteca delle Donne, ma sia di dove sapete voi tra ragazze che ci sia bisogno, necessità, urgenza al nostro centro antiviolenza. Grazie. Grazie, io vorrei subito fare una domanda, mi è venuta una curiosità, ecco, perché voi sapete, diciamo, l'Abruzzo viene sempre considerato, in particolare l'Aquila, anche, diciamo, come reati, anche se ultimamente sono aumentati, un'isola felice, ecco, viene sempre, diciamo, nella rappresentazione là, ecco, i dati un po', ecco, quante persone quest'anno si sono rivolte a voi, insomma, se sono aumentati oppure diminuiti, insomma. Allora, i dati, proprio i numeri, sono rimasti sostanzialmente identici negli anni, anche se voi prima avete sottolineato il fatto che questi 2 anni di pandemia abbiano causato un aumento di violenze domestiche soprattutto. Per quanto ci riguarda, stiamo cercando di comprendere soprattutto il perché. Prima si diceva appunto dell'incapacità da parte della parte maschile della società di sapersi interfacciare, di sapersi relazionare con l'altra parte, no? Quindi con la propria compagna. In realtà questa violenza noi abbiamo visto che è sistemica, cioè viene da lontano. Viene da lontano, se andiamo a rivedere addirittura i percorsi scolastici, nasce proprio addirittura dalle civiltà fluviali, lì dove c'è stata una divisione di compiti e dove la funzione proprio della donna è stata dedicata all'accudimento, al famoso lavoro di cura, no? Che tanto è tornato visibile in questi 2 anni. E successivamente funzionale ad un sistema che è diventato sempre più capitalista e quindi ad una società sempre più patriarcale. Ecco, quindi scardinare questi ruoli e dedicarci alla cura di nuove relazioni e dicono appunto anche tanti dati, bisogna incidere soprattutto a livello familiare, a livello educativo, cioè non bisogna insegnare alle ragazze a stare attenti, a stare attente, ma ai ragazzi a non praticare nessun tipo di violenza. Ecco, questo quindi nell'educazione familiare, poi nell'educazione scolastica e chiaramente in quella sociale e in quella di relazione. Grazie, quindi i dati diciamo I sono. dati, Marta, aiutami sui numeri. Abbiamo, ecco, perché ci dividiamo i Beh, compiti. sì, sono sempre, diciamo, danno poi una fotografia. Può venire, sì, perché altrimenti credo che non la Che non sentano. ci sentano. Sì, vieni. Se non sposti. Partigiano. Siamo in diretta, Allora, dicevo, si parla qui. sì, negli ultimi 2 o 3 anni i dati sono aumentati. Il lockdown, la pandemia ha esasperato una situazione che già di per sé era grave, quindi noi arriviamo quest'anno e l'anno scorso tra le 60 e le 70 donne nuove. Quindi vengono, diciamo, queste donne per la prima volta in più. Abbiamo donne che continuano, che fanno un percorso con noi e frequentano il centro magari da 2 o 3 anni, da 1 anno. Quindi è un centro molto frequentato purtroppo per situazioni complicate, difficili, che non si riesce ad arginare in qualche modo. Come diceva Silvia, la violenza è sistematica, sta nel nostro sistema culturale e l'intervento è nelle università, nelle scuole, no? Anche nelle famiglie. E questa subalternità in cui è stata relegata la donna negli anni ha creato una disparità talmente forte, talmente importante,
che appunto determina poi eccessi violenti e niente. Quindi noi, le donne che vengono da noi, seguono, se vogliono, un percorso con le operatrici, che sono tutte operatrici formate. Sì, siamo operatrici formate, a nostra volta facciamo anche formazione e cerchiamo assieme, in una maniera empatica, di fiducia, creiamo una relazione da donna a donna, non da esperta a donna, e quindi cerchiamo, attraverso una relazione di questo genere, di trovare insieme il modo, la strada per sostenere la donna in questo percorso, diciamo che è un percorso temporaneo, non è tutta la vita, ecco, questo è importante dirlo, ma in una fase temporanea di difficoltà, a trovare dentro di sé la forza, l'energia, la capacità, perché comunque le donne ce l'hanno, magari in certi frangenti vengono, come dire, si abbassano, ecco, insieme si cerca di uscire da questa fase di violenza. È molto complicato. Alle donne, diciamo, poi rimangono il peso più importante, perché sono le donne che si occupano dei bambini, dei figli, e magari in situazioni di questo genere hanno il peso maggiore. Ecco. Boh, non so, diciamo che le leggi in Italia, leggo da tutte le parti che ci sono delle buone leggi, probabilmente ci sono delle buone leggi, poi l'applicazione diventa invece farraginosa, lunga, e si perde nei meandri di una burocrazia a volte che ci danneggia, che danneggia queste situazioni. Io ringrazio un altro dato perché è emerso in questi Sì. giorni, ecco, anche si è abbassata l'età della. Chiedo scusa alla collega Gammone, mi chiedo veramente perdono. Siccome io devo rientrare, contestualmente sono in una commissione di concorso, Sì, lo Presidente, che so, sono ho adesso. bloccato, sospeso per essere qui con voi e mi stanno aspettando. Quindi chiedo scusa Grazie, se mi alzo, con no, no, grande dispiacere, continuo a coordinare la collega Laura Di Filippo. Ecco, ricordo che qui ci sono ancora tre relatori che devono parlare. Io davvero vi ringrazio e veramente io sono molto la soddisfatta. ringrazio molto perché la sua presenza è stata per noi molto importante. Grazie, ecco, io lascio a loro la dottoressa Maria Pia Marinelli della squadra anticrimine, la dirigente della squadra anticrimine della questura di Teramo, l'avvocato Beta Costantini del comune della provincia di Teramo come delegata alle pari opportunità e la professoressa Laura Di Filippo, criminologa che lavora con me sia per quanto riguarda appunto il LADI, come ho detto, per il progetto di protocollo antiviolenza con la questura e la prefettura di Teramo. Grazie, Io vi professoressa. saluto Lavoriamo, grazie. e ringrazio, un saluto particolare anche alla collega Francesca Caroccia. Grazie, noi continuiamo allora. Quindi un altro. Passo un secondo, Maria Teresa, scusami, visto che c'è stata questa interruzione, soltanto proprio una chiosa a quello che diceva la collega del centro antiviolenza, no? Ha detto, leggo che ci sono buone leggi in Italia. Ma vengono poi, insomma, si perdono nella generosità burocratiche. Io questo mi sento un po' di, come dire, visto che ci sono i ragazzi, mi permetto di dire questa cosa perché ci sono i ragazzi e quindi ci tengo particolarmente, i ragazzi e le ragazze, in età di formazione. La burocrazia viene spesso usata come alibi per non fare. Le leggi ci sono e vanno applicate. Poi ci Vero. sono le responsabilità individuali nel fare bene il proprio lavoro. E ovunque andiate, ragazzi e ragazze, qualunque mestiere scegliate, ricordatevi sempre che fare bene il proprio lavoro è fondamentale. Quando si ha a che fare con questo tipo di situazioni, non è più soltanto fondamentale, diventa proprio imprescindibile. E utilizzare l'alibi della burocrazia, della lungaggine. Ci sono mestieri che non sono come gli altri, ci sono mestieri rispetto ai quali bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità e di fare quello che va fatto. Ecco, forse in questo, diciamo, l'università
potrebbe fare uno sforzo di formazione. Perché, ripeto, non ci sono burocrazie, farraggi, sono cose che tengano se c'è qualcuno che fa bene il proprio mestiere e che porta a casa il risultato. Mi fermo qui. Sì, no, è vero, sono d'accordo con te, Francesca, perché proprio in questi giorni, che ovviamente diciamo i giornali sono pieni di notizie, e quello che è emerso è proprio questo, che è stato sottovalutato. In molti casi proprio la problematica è stata sottovalutata, cioè la donna si è presentata, però non si capisce, diciamo, per quale motivo, cioè, le hanno archiviate come beghe familiari, quindi la sottovalutazione. Noi abbiamo a che fare con la concretezza delle situazioni, no? Quindi conosciamo poi quello che avviene. Per esempio, a me mi suscita anche a volte tanta rabbia il fatto che quando avviene una violenza è la donna che deve lasciare la casa assieme ai suoi bambini e viene sradicata da un contesto, da una situazione, dal quartiere dove vive, i bambini dalla scuola che frequentano e viene magari mandata anche molto lontano, anche in un'altra città dove non conosce nessuno se non magari il centro antiviolenza che si occupa in quel momento di lei. Io trovo che questo sia una cosa non più possibile da sostenere oggi quando, insomma, le donne vanno veramente protette quando Non accadono solo, queste sì. cose. Ecco, anche le case rifugio, se noi ci pensiamo, se pensiamo alle case rifugio, per carità, la casa rifugio dà ospitalità alla donna che in quel momento si è dovuta allontanare. Veramente a me sembra una situazione quasi medievale. Questa di una donna che deve nascondersi in una casa con i suoi bambini e che, cioè, per proteggere la donna, cerchiamo delle situazioni in cui la escludiamo poi invece diciamo, dal contesto sociale in cui vive. Non solo, ci sono anche dei timori da parte di coloro che si trovano tante volte a non voler denunciare proprio perché temono di andare incontro a tutte queste penalizzazioni, depauperazioni. E, per esempio il fatto di andare incontro ad un processo, pensate un po' che cosa può succedere, no? Dove c'è un processo, un percorso di vittimizzazione secondaria, cioè di nuovo la donna deve dimostrare quello che ha denunciato, quindi il motivo della denuncia. Pensate un po' a cosa può accadere quando la donna non denuncia per timore delle ritorsioni nei confronti dei figli. È alla cronaca, insomma, sono cronache giornaliere, no? Uccisioni sia di donne che dei figli, quindi le proprietà di questi uomini, di questi femminicidi. E quindi di dover far assistere proprio, cioè, si chiama proprio una violenza assistita di questi bambini, bambine costrette ad essere testimoni giornalmente di queste violenze. Quindi trovare il coraggio, trovare la determinazione attraverso la quale rivolgersi a un centro antiviolenza non è semplice, attraverso la quale proprio denunciare ciò che si subisce non è semplice. Ecco perché c'è bisogno di una rete di donne, per donne e con donne, anche naturalmente senza escludere la parte maschile, come si diceva prima, naturalmente perché non bisogna generalizzare, però ecco, comprendere la difficoltà in questo senso assolutamente sì. Vi ringrazio, sarebbero tante le domande, però dobbiamo un Assolutamente po' sì, accorciare ma avremo altre occasioni, perché voi adesso è solo diciamo, l'inizio. avete proprio il polso della situazione, nel senso che ogni giorno siete impegnati proprio l'intervento fondamentale, che però ecco, vi viene riconosciuto, quindi questo almeno insomma diamo atto diciamo, per il lavoro straordinario. Vi ringrazio molto, sicuramente avremo anche Grazie a occasioni, voi. quindi andiamo avanti perché altrimenti veramente non riusciamo a concludere. Quindi a questo punto riprenderei, diciamo, il collegamento con Teramo. Sì, sono qui. Sì, con l'avvocato Costantini, perché così seguiamo il modulo, l'impegno dei centri antiviolenza. Sì, ecco, l'avvocata Beta Costantini, che è anche consigliera delegata alle pari opportunità della provincia di Teramo, provincia di Teramo che appunto gestisce, organizza e è molto attivo attraverso
centro La Fenice. Prego. Salvatore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Complimenti all'Università dell'Aquila che insieme all'Università di Teramo hanno organizzato questa giornata in ricordo del problema della violenza sulle donne. La provincia di Teramo gestisce direttamente un centro antiviolenza, La Fenice, e anche una casa rifugio che è la Casa Maia. Il centro ha sede nel comune di Teramo, in via Trieste, e ha altre tre sedi, due sulla costa, nel comune di Silvio di Pineto, scusate, e di Martinsicuro, e l'altro, l'ultimo aperto, è l'isola del Gran Sasso, proprio per creare un servizio di prossimità per la montagna. Il centro è aperto 6 volte a settimana ed è collegato al numero governativo 15522, raggiungibile attraverso il numero 0861-02-9009 o anche attraverso un numero verde gratuito 800-174-207. Abbiamo l'equipe è formata da due psicologhe, un assistente sociale, un consulente legale e chi prende in carico direttamente la prima volta l'utente è un assistente sociale. Poi c'è la casa rifugio. La casa rifugio è ovviamente segreta. Noi garantiamo l'anonimato e quindi cerchiamo sempre di rendere confortevole l'ambiente per l'utente, proprio perché il percorso di scelta dall'uscita di violenza deve essere autonomo, quindi la donna sceglierà i modi e i tempi per uscirne. La provincia, insieme al Centro La Fenice, alla Casa Rifugio e all'Università di Teramo, fa parte di una cabina di regia istituita presso la prefettura di Teramo, insieme ad altre associazioni e gli ambiti sociali. Le operatrici sono state impegnate sempre dell'anno, partecipando a tavoli di lavoro, seminari, convegni. Proprio in quanto noi crediamo che sconfiggere la violenza di genere sia un lavoro interdisciplinare, un lavoro poi, come prima diceva anche ricordava il rettore, un lavoro condiviso. Abbiamo partecipato quindi a vari progetti, nella quale è attiva anche la Fondazione Tefas della provincia. Le donne vengono aiutate anche nel ritrovare la piena autonomia. Molte associazioni hanno fatto donazione al Centro La Fenice, permettendo alle donne di partecipare a dei corsi formativi, proprio per consentire loro di superare le difficoltà economiche. E il Lions Club ci ha fatto sì che le donne conseguissero la patente per muoversi. Il centro antiviolenza La Fenice, per quanto riguarda i dati in mio possesso, posso dire che opera dal 2008 e ha preso in carico 1.000 donne, il 75% delle donne sono italiane, il restante provengono dai paesi dell'est. La cosa che più impressiona è proprio che i maltrattanti sono persone di cultura italiana. E poi il 49% dal 2008, ricordo, è risultato prima di attività lavorativa, per cui diciamo che il motivo per cui molte donne non si recano al centro è proprio perché hanno comunque timore di ripercussioni economiche da parte del partner e anche a livello di scolarizzazione appunto incide molto, sebbene anche le donne di un livello di istruzione superiore, che sono quelle al di sotto dei 50 anni di età, non sono immuni da dal problema della violenza. Per quanto riguarda le donne accolte nel 2021, esse sono state nel centro antiviolenza 68, più o meno è lo stesso numero del 2020. 59 donne sono state accolte per la prima volta, proprio il sportello presente a Teramo. Poi ricordiamo che nei periodi in cui il centro è stato chiuso, c'è stato sì un calo
però abbiamo consentito attraverso un servizio di messaggistica e videochiamata il raggiungimento del servizio e la possibilità quindi alle donne di continuare a svolgere il proprio percorso attraverso un colloquio telefonico. E la cosa che abbiamo notato è che nei periodi estivi il numero delle persone che si sono rivolte, le donne che si sono rivolte al centro è diminuito. Molto probabilmente ciò si spiega perché nei periodi estivi ci sono le ferie e quindi la famiglia si riunisce e molto spesso quindi la donna si trova a convivere più strettamente con il proprio convivente, il proprio partner. Le donne apprezzano molto il servizio di consulenza psicologica e queste che si sono rivolte, poi volevo dare un dato tramite vabbè, adesso non lo ritrovo, tramite la polizia, perché vengono mandati attraverso dei legali, vengono quindi aumentato il numero delle persone che si rivolgono in quanto indirizzate proprio da legali. E qui è venuta a conoscenza anche dalle forze dell'ordine, sono 8 donne, e per quanto riguarda il mezzo più diffuso, è quello appunto internet, tramite internet la pubblicità, è possibile appunto, hanno preso, diciamo, hanno avuto conoscenza dell'esistenza del centro, quindi si rivela importante il mezzo tematico. E niente, con questo io penso di chiudere perché dovrei poi ritardare ulteriormente i lavori dei colleghi che ci seguiranno. Grazie, grazie per questo intervento e soprattutto anche per i dati, perché sono sempre molto importanti. Quindi allora riprenderei il programma, quindi a questo punto diciamo farei intervenire sempre Teramo, diciamo la professoressa Vitaletti e Laura Di Filippo, quindi contrastare il silenzio, profili giuridici e criminologici. Buongiorno a tutti, sono Michela Vitaletti, Ah, ecco, scusa, mi stavi a diciamo, scusami se sono in distanza. collegamento, saluto a tutti, faccio un piccolissimo intervento perché a parte il privilegio di partecipare a questa giornata molto importante, ringrazio Fiammetta Ricci che si è dovuta allontanare, ma insomma la consideriamo una nostra mentore, una nostra guida, mi sembra una giornata di testimonianza più che di legge o di ricostruzione di regole, però mi vorrei un po' affiancare a quello che è stato detto, ho preso qualche appunto che riguarda il tema della vulnerabilità, il tema di una violenza che non è femminicidio, ma ha confini molto più ampi, perché è una violenza non soltanto fisica, è una violenza spesso non soltanto verbale ma anche non verbalizzata. Noi abbiamo diverse definizioni di violenza, violenza e moleste in ambito giuridico e si fa riferimento a qualsiasi comportamento che è considerato indesiderato, inaccettabile e lede la dignità della persona, in questo caso la dignità della donna. E questa vulnerabilità che si manifesta non soltanto nel contesto domestico, ma è una violenza, diciamo, diffusa anche nei luoghi di lavoro, negli spazi pubblici e privati, soffre molto spesso anche di una condizione di inconsapevolezza della donna stessa e di una mancanza di indipendenza della donna, dell'impossibilità anche di fuggire, di trovare alternative. Prima si è fatto anche riferimento all'assenza o alla scarsità di risorse materiali, di donne che restano confinate, diciamo, nel luogo di violenza. E questo spesso è dato, ci sono dati anche molto allarmanti che riguardano la sottorappresentazione femminile nel mercato del lavoro. E quell'assenza di indipendenza economica o di scarsa indipendenza economica, perché spesso si è dipendenti economicamente dal nucleo familiare, impedisce alle donne di allontanarsi dal posto che genera violenza. È stato ricordato che spesso
sono donne con famiglie che sono appunto costrette ad allontanarsi, ma accolte spesso nei centri antiviolenza, poi non ci sono strumenti affinché questa indipendenza diventi effettiva, diventi reale. Tant'è che è stato istituito proprio recentissimamente nel mese di novembre il reddito per la libertà, perché consentire anche le donne che non hanno altre fonti di reddito e che erano appunto dipendenti economicamente dal proprio nucleo familiare di poter accedere a delle risorse in modo tale da iniziare a costruire una propria indipendenza economica che le consente anche poi di fare una scelta di libertà. Ricordo che anche le donne che lavorano soffrono di una dipendenza economica, si parla spesso di lavoro povero, perché rinunciando a ore di lavoro retribuito si trovano, diciamo, con salari, retribuzioni che non le consentono, soprattutto nel caso di donne con i figli, di emanciparsi da quella situazione familiare. Su questi temi è intervenuta la legislazione anche recentemente con l'approvazione la scorsa settimana di una legge sulla parità salariale, quindi gli interventi sono del tutto trasversali, l'abbiamo detto prima, nella necessità di introdurre strumenti che possano in qualche modo incidere su più fronti al fine di sradicare una violenza che non è a valle, ma che ha un percorso e radici ataviche e si costruisce probabilmente giorno per giorno anche nell'impossibilità appunto di scegliere. Grazie. Grazie, grazie molto per questo intervento. Quindi darei la parola alla professoressa Di Filippo. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questo bellissimo evento. Evento che è un approfondimento delle analisi, delle riflessioni, delle tematiche ricorrenti, ma deve essere anche un approfondimento delle nuove tematiche, dei nuovi spunti, quelli che sono i nuovi percorsi per combattere quei processi di vittimizzazione che, ad esempio, la ricerca criminologica, sin dagli anni 70, ovviamente del 1900, ha individuato e ha cominciato a studiare. Ora, nella società contemporanea, come avete già brillantemente evidenziato in precedenza, le difficoltà nella prevenzione e nel contrasto sono ancora enormi, sono ancora prive di una soluzione definitiva. Ci vorrà del tempo sicuramente affinché la lotta e il contrasto possano essere massicciamente oggetto di intervento efficace. Ma è proprio nella ricerca di conoscenza delle diverse fenomenologie della violenza agita contro le donne, ma anche contro le bambine, contro le adolescenti, e la ricerca sulle nuove fenomenologie non deve cessare. Soprattutto anche quando spesso sentiamo sempre una illustrazione, un'analisi delle grandissime difficoltà delle donne a rivelare, ad affrontare quello che è il processo di rivelazione della violenza, proprio perché c'è un complesso sistema di ingabbiamento. Sono più lontano, scusate. Benissimo, mi scusi, scusate. Forse sono un po' troppo vicina al microfono, quindi c'è un effetto eco. Ecco, quindi stavo dicendo, questo sistema di elementi, di fattori che tendono ad ingabbiare la donna e quindi la vittima all'interno anche di un sistema di sopraffazione, che non è altro che un mezzo di esercitare il potere sugli esseri umani, in questo caso femminile, attraverso una azione di un sistema di controlli. Ecco perché, ad esempio, in criminologia si parla di una aspetto esplicativo della violenza di genere proprio con il termine potere e controllo. Conoscere questi meccanismi attraverso i quali fattori intrapersonali, fattori interpersonali, fattori sociali, fattori culturali, fattori politici vanno ad intersecarsi, perché ricordiamo bene, non c'è una causa della violenza di genere, c'è una molteplicità di fattori, di elementi che convergono a volte inevitabilmente verso
un percorso di vittimizzazione. Ebbene, conoscere questi fattori e queste correlazioni è la via immediata più importante per ideare, strutturare delle politiche di contrasto, e adesso qui la questura di Teramo, la dirigente, ci parlerà proprio di questo, ma anche delle strutture, soprattutto di prevenzione. E prima si è parlato appunto di anticipare la violenza. Ecco, proprio nelle strategie di prevenzione che la formazione universitaria può svolgere un ruolo forse determinante. Vi porto un esempio: all'Università di Teramo, nella cattedra di criminologia, da oltre 30 anni svolgiamo dei seminari proprio all'interno della cattedra sulla violenza intrafamiliare. Ma in che senso? Nel senso che analizziamo quali sono i fattori che possono contribuire allo sviluppo di queste dinamiche, proprio perché non possiamo combattere, non possiamo contrastare ciò che non conosciamo. Un aspetto determinante che a me piace sempre ricordare, anche se insomma in questi rapidissimi interventi, è quello di considerare la circolarità della violenza, o meglio ancora delle condotte e dei comportamenti violenti. Si parla di un ciclo di violenza intergenerazionale, una trasmissione intergenerazionale, ma non è una trasmissione genetica, attenzione, qui la biologia, la spiegazione biologica è del tutto ininfluente. È una trasmissione di modelli, di codici, di copioni, di script, no? Di copioni culturali, di modelli comportamentali che proprio attraverso un apprendimento osservato, assistito, soprattutto nell'ambiente familiare, ma anche in altri contesti extrasociali, dove il bambino, l'adolescente sviluppa, esercita e quindi attiva quei percorsi evolutivi che sono propri dell'età in cui vive, ecco, questo assorbimento, questo apprendimento può portare alla reiterazione, allo sviluppo di una ripetizione. Perché? Perché il comportamento violento, vede e osserva l'adolescente, è un comportamento che funziona, tra virgolette, cioè è efficace nel senso in cui se il gesto violento viene adottato dall'autore della violenza, la vittima soffre, ma soprattutto si conforma al comportamento richiesto dall'autore della violenza. Quindi è diverso, ad esempio, portare a ragionare l'altra persona sulle proprie convinzioni, sulle proprie idee, attraverso un confronto critico diretto. È più facile adottare l'azione violenta per adeguare o far adeguare la vittima alle proprie richieste, alle proprie aspettative. Quindi attraverso la trasmissione di questi codici culturali, ma anche attraverso l'osservazione, parlavamo prima della violenza assistita, ad esempio, questa ciclicità, questa circolarità della violenza funziona non soltanto verticalmente, ma anche orizzontalmente, quando ad esempio parliamo di comportamenti vessatori violenti all'interno del gruppo dei pari, cosiddetto bullismo. E appunto queste forme di ciclicità della violenza rappresentano un punto focale per le strategie di prevenzione che già sono state messe in atto. Guardate che effettivamente negli ultimi anni abbiamo avuto un rapido percorso a partire dalla Convenzione di Istanbul, diciamo a livello di Consiglio d'Europa, ma anche a livello di Nazioni Unite. Adesso non sto qui a ripetere le fonti. Cosa più importante è che, ad esempio, il codice rosso del 2019, la legge 69 del 2019, ha fortemente modificato sia il codice penale che il codice di procedura penale, ma anche stabilito delle interconnessioni tra i procedimenti penali sui reati attinenti alla violenza di genere, ad esempio i processi civili di separazione, proprio per cercare di eliminare quella che è la persistenza di stereotipi giudiziari. Ecco, di questo bisogna anche parlare, perché proprio la persistenza di stereotipi giudiziari può creare non soltanto la vittimizzazione secondaria, ma può dare un segno culturale di un livello elevato di accettazione dello stereotipo e del pregiudizio, che significa affermazione di diseguaglianza, di disparità, che porta poi al conflitto. Volevo chiudere semplicemente ricordando che il 16 settembre del 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione molto importante. Perché?
perché è una risoluzione che reca raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle indicate ed elencate nell'articolo 83, paragrafo 1, eccetera, del Trattato di funzionamento sull'Unione Europea. Che significa questo? L'articolo 83, paragrafo 1, prevede che determinati tipi particolarmente gravi, come ad esempio i reati di criminalità organizzata, quindi i reati di mafia, i reati di tratta di esseri umani, traffico di armi, quindi reati molto gravi, siano considerati eurocrimini, i cosiddetti eurocrimini. Significa questo che si deve convergere ad una uniformità di tipo definitorio, perché non in tutti gli stati membri la violenza di genere è definita nello stesso modo, anzi ci sono alcuni paesi che addirittura non hanno nemmeno ratificato la Convenzione di Istanbul o addirittura sono usciti fuori, come ad esempio la Turchia, che è stata la patria poi che ha dato il nome alla Convenzione stessa. Uniformare sotto l'aspetto definitorio, questo significa elevare gli standard di tutelabilità dei comportamenti considerati reato, ma soprattutto poi uniformare anche l'aspetto sanzionatorio tra gli Stati membri e uniformare e utilizzare gli strumenti di cooperazione europea per il contrasto alla violenza di genere. Questo è un passo importantissimo, si arriverà, speriamo, ad una direttiva europea sulla violenza di genere, o meglio ancora sul contrasto alla violenza di genere. Questi sono i percorsi che dobbiamo seguire, ma anche percorsi che dobbiamo analizzare ed attuare all'interno del nostro percorso formativo a livello di accademia, con un interscambio sempre costante con la società. Quindi attraverso le azioni concrete, come diceva la collega Beta Costantini, abbiamo attuato tra l'altro anche un protocollo nella provincia di Teramo che ha tra i compiti, non soltanto nella cabina di regia, quindi università, centri antisociali, tutti gli enti locali della provincia di Teramo, ma tutte le forze dell'ordine. E proprio sulla base di questo interscambio di notizie, di comunicazioni sulla efficacia e l'idoneità degli elementi operativi, c'è questa struttura di rete, questo fare sistema attorno al contrasto alla violenza di genere. Altro elemento importante che non dovremmo dimenticare è quello del monitoraggio. Se noi abbiamo soltanto le statistiche sul femminicidio, possiamo avere soltanto, diciamo così, a livello nazionale, qual è l'andamento del fenomeno omicidiario di genere. Non dobbiamo dimenticare che una massiccia parte della violenza di genere è quella di tipo intrafamiliare. Qui abbiamo dei risultati indiscutibili che sono trasversali in tutto il mondo, in tutti i contesti, non solo italiani. La violenza è operata ed agita in larga parte, in massima parte, da uomini. La violenza è subita nella maggior parte dei casi e con una stragrande maggioranza dalle donne. Queste sono conoscenze granitiche che ci consentono di stabilire quali sono le correlazioni più frequenti. Una correlazione più frequente qual è? È quella che il comportamento violento non solo avviene dall'uomo nei confronti della donna, ma viene anche più spesso agito nel contesto intrafamiliare. Contesto intrafamiliare e quindi anche nelle relazioni di intimità passate o attuali. Sotto questo profilo il monitoraggio è importante perché ci consente semplicemente di fare che cosa? Di capire se le politiche messe in atto, politiche criminali, politiche sociali, politiche culturali, politiche operative, sono efficaci oppure no, perché potremmo avere delle norme che invece che combattere e contrastare potrebbero essere criminogenetiche, nel senso che potrebbero facilitare la commissione di determinati reati, in questo caso nell'ambito della violenza interpersonale di genere. Quindi io adesso concludo qui, vi ringrazio e continuo a sostituire la collega Fiammetta Ricci. Grazie molto per quest'altra interpretazione. Quindi adesso io passerei all'altro taglio che abbiamo voluto dare, quindi l'impatto della violenza sulla salute. Quindi non so se il professor Perilli ci sente, ecco, è collegato a distanza perché aveva lezione, ringrazio. Allora prego anche di contenere, diciamo, in 5 minuti l'intervento. Grazie Vai.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sarò brevissimo, per me è motivo di orgoglio prendere parte a questa iniziativa, essendo tra l'altro un uomo, come si vede, diciamo, gli aspetti somatici, e poter brevemente soffermare l'attenzione su alcuni dati. Innanzitutto, i dati citati finora ci fanno capire quanto è importante e massiccio, impattante il numero, il dato della violenza subita dalle donne nella nostra società contemporanea, e facciamo riferimento a dati che appartengono al mondo, tra virgolette, il primo mondo, il mondo della democrazia, il mondo che esporta la democrazia. E in queste nostre società, tra virgolette, avanzate, registriamo quanto questa oppressione e questa violenza sia così forte. Ma questo dato che ormai tutte le statistiche ci portano e ci sbattono in faccia quotidianamente, nell'esperienza clinica degli psicoterapeuti è pane quotidiano. Quello che colpisce, e colpisce per tutta la carriera di uno psicoterapeuta, è nei gruppi, nelle terapie di gruppo, notare l'incidenza numerica di donne che hanno subito violenza e abusi. In un gruppo mediamente di 10 donne, 3, 4, 5, mai meno sotto questa cifra, riferiscono, e anche di più purtroppo, di aver subito nella loro vita forme di violenza. Violenza che si declina nello stupro, nella violenza carnale, ma si declina anche nell'abuso affettivo, nella coercizione, nello svilimento, nella continua allusione con riferimenti sessuali anche durante le ore lavorative, nell'essere viste e discriminate costantemente. E questa è una nota di fondo della nostra società. L'Istat ci conferma questo dato che io ho dato in maniera empirica, ma uno studio del 2007 dell'Istat riporta che in un campione di donne tra i 16 e i 70 anni, oltre il 32% ha riferito di aver subito violenza e molestie di questa natura. Quindi ci troviamo di fronte ad una vera e propria storia di oppressione, cioè la storia della donna è una storia purtroppo anche di oppressione, oppressione ovviamente subita. Da qui partì Freud quando parlò di nevrosi di isteria, la nascita della psicanalisi. Faccio un attimo il mio mestiere. Nasce proprio da questa constatazione. Freud notò che alcuni disturbi corporei, quello che poi viene chiamato il disturbo di conversione in epoca moderna, nasceva da abusi subiti e poi rimossi che avevano dato vita alla rimozione e alla dissociazione. Questa è la nevrosi di isteria che fa partire tutto il pensiero psicanalitico. Ma anche De Martino, quando si occupa di Sud Magia e la Terra del Rimorso, delle famose tarantate, nota che quella è una reazione corporea di un segmento sociale, le donne oppresse in territori arretrati che subivano l'oppressione. Stessa cosa troviamo nel Maghreb, quando Fanon scrive La Terra dei Dannati e a parlare di oppressione parla della storia dei colonizzati. E all'interno degli oppressi colonizzati le donne erano ancora più oppresse e reagivano curiosamente, somatizzavano, come le tarantate del sud di De Martino. Questo per dire come da un punto di vista antropologico, sociologico, clinico, psicanalitico, la violenza subita dalle donne è stata osservata, e gli effetti sono quelli che drammaticamente conosciamo, che danno via ad un vero e proprio calvario. Io voglio agganciarmi a quanto detto alla responsabile del centro antiviolenza, ma anche della relatrice prima di me. E per essere poi pragmatici, quello che ancora oggi spaventa è la forza di questo paradigma culturale, perché il pensiero femminista ci ha mostrato come non c'è una spiegazione psicobiologica di una devianza del singolo, ma c'è un paradigma culturale che porta il maschio, infarcito di cultura patriarcale, a esercitare il proprio potere, quindi una storia di potere e di dominio sulla donna, ed a esercitarlo anche attraverso la violenza quando non riesce con altre tecniche più raffinate. Di fronte a questo, come reagisce la nostra società? Sicuramente reagisce. Il momento di oggi che avete organizzato ne è testimonianza, però dobbiamo dirci, e lo diceva la responsabile del centro antiviolenza, che una donna che decide di denunciare va incontro ad un calvario. Innanzitutto, nel momento in cui fornisce la denuncia, si va incontro a due, vedo poi degli esponenti delle forze dell'ordine che potranno confermare, a due destini: o si trova chi riceve la denuncia, e più delle volte fortunatamente è una persona che si prende cura, si fa carico anche della condizione psicologica della donna, ma spesso è accaduto e accade, soprattutto se il violento, se l'abusante è un uomo di potere, che c'è un tentativo di insabbiare questo momento, di dire alla donna: ma pensaci bene, ma sei sicura a quello che fai? Accade anche nei piccoli centri.
Dopodiché c'è l'incapacità dello Stato di proteggere la donna che effettua una denuncia, e questo purtroppo è la vicenda dei crimini quotidiani. Quotidianamente ascoltiamo di donne che vengono uccise dopo aver denunciato più e più volte quello che sarà il loro assassino. Quindi l'incapacità dello Stato di proteggere la vittima. La casa rifugio sicuramente è un momento importante, però, come ci dicevano prima, è un luogo in cui una donna deve andare a nascondersi, non sappiamo per quanto tempo, e deve andare a nascondersi con i figli, ai quali figli va spiegato perché mamma deve nascondersi da un uomo che è così violento, e lo Stato fino a un certo punto riesce a proteggere appunto la vittima di questa violenza. Poi c'è la vittimizzazione secondaria che si subisce anche nei processi, non ultimo il ruolo dei CTU, anche colleghi e colleghe psicologhe. Sappiamo che per una donna che subisce violenza affrontare il processo è un secondo calvario. Spesso viene normalizzato questo momento di grande trauma dicendo il dibattimento non può che essere così, però spesso il dibattimento è finalizzato ad alimentare quello che noi pensavamo essere superato, cioè il senso di colpa e di vergogna che la donna aveva nel denunciare una violenza, perché in base a vecchi paradigmi culturali è la donna che in qualche modo non lo ha evitato o addirittura lo ha provocato. Questo paradigma che abbiamo superato, perché il primo lavoro che si fa anche in terapia è quello di far riconoscere la vittima di violenza come vittima, quindi non hai una colpa, ma hai subito un torto. Questo lungo, questo laborioso processo terapeutico, che vi assicuro non è scontato, perché nelle donne che subiscono violenza spesso c'è questo senso di colpa, forse potevo evitarlo, forse ho sbagliato io, spesso nei processi viene rialimentato nel dibattimento e quindi c'è una regressione dal punto di vista terapeutico. Quello che potremmo fare, ed è giusto dirlo agli studenti, io ne ho di fronte tanti studentesse oggi, è di lavorare su questi aspetti culturali. Dopo aver lavorato su questi aspetti culturati, e qui si crea una vera parità, poi operare sugli aspetti clinici. Ma se non cambiamo il paradigma culturale, l'aspetto clinico fino a un certo punto potrà migliorare questa situazione. Mi fermo qui e spero di essere Grazie, stato veloce. grazie Enrico per quest'altra interpretazione. Allora passerei adesso la parola al professor Siracusano che darà, diciamo, l'altra interpretazione, quella medica, per arricchire, diciamo, il dibattito e anche la giornata. Va, come Devo dire preferisci, le... sì. Buon pomeriggio, anzi buongiorno a tutti, ancora la mattinata non è terminata. E, devo dire che quando il Comitato Unico di Garanzia di cui faccio parte mi ha proposto l'intervento di oggi, ho accolto con grande entusiasmo questa opportunità perché mi ha dato la possibilità di aggiornarmi su una materia molto complessa. Io sono un chirurgo urologo e quindi ho cercato in poche parole, con qualche diapositiva, non più di 5, di darvi un aggiornamento, una visione del problema dal punto di vista medico. Allora, io parlerò degli effetti clinici della violenza. La prima diapositiva vi fa capire, una panoramica molto semplice, su quelli che sono gli effetti sulla salute della donna, quindi il danno fisico che qui vedete illustrato, il danno dal punto di vista riproduttivo, che è quello veramente importante, non mi soffermo perché il tempo è tiranno. La componente psicologica che è già stata enunciata e molto bene prospettata dal collega che mi ha preceduto, e poi gli effetti anche mortali che la violenza comporta. Però io ho voluto vedere un attimo in letteratura internazionale quello che si parlava di problematiche legate alla diagnostica nell'immediato momento dopo la violenza. Questo, secondo me, è il topic che merita attenzione. Nel 2015, in un lavoro direi brillante, Clinical Infectious Diseases, proponeva delle raccomandazioni cosa fare, e soprattutto lo studio dell'amplificazione dell'acido nucleico per la detezione di patogeni che vengono messi che possono contaminare dopo uno stupro la donna, e quindi anche la problematica di infezioni da papillomavirus potenziali, quindi vaccinazione immediata
cosa fare di fronte a una possibilità di un HIV, di infezione da HIV. Quindi queste sono le tematiche che sono molto calde, e da qui tutta una serie di interrogativi che oggi come comunità medica noi ci facciamo, a cui non abbiamo ancora dato una risposta. Quali sono veramente, ci sono dei dati, quindi medicina basata sull'evidenza, non teoria, sulla valutazione, quando fare una valutazione diagnostica con dei test per vedere la presenza o meno di un'infezione che è stata contagiata, è stata trasmessa alla survivor, al soggetto che è sopravvissuto alla violenza. Quando fare un test di valutazione di un HIV in questi soggetti? Bisogna fare anche un test di valutazione per la sifilide, per l'epatite B, per l'epatite C? Quando? Il timing. Altra condizione, bisogna fare sempre una profilassi empirica per le malattie sessualmente trasmesse? Non sappiamo. Cosa dobbiamo offrire noi come operatori medici a una paziente che ha delle potenzialità di avere un'infezione da contagio di HIV? E lo stesso per l'HPV. Allora, io sono andato a vedere la normativa sanitaria nostra a riguardo, quella nazionale. In effetti, questa è successiva a questo report che vi ho fatto vedere prima, e ci fa vedere in effetti che esiste un indirizzo. Questo è apparso nella Gazzetta Ufficiale 2018, a parte l'anamnesi, l'esame obiettivo, l'acquisizione e tutto quanto il percorso normale, dicono che effettivamente bisogna provvedere all'infezione, fare una profilassi per l'HIV, per cercare di fare un trattamento profilattico contro i patogeni a breve tempo, di ore e quant'altro, e fare tutta una serie di provvedimenti clinici di cui non mi soffermo per la prevenzione dell'HIV, e anche offrire un trattamento per prevenzione dell'epatite B e per il papilloma virus. Quindi diciamo che quello che a noi oggi dal punto di vista medico ci lamentiamo è che non esistono delle linee guida precise, esistono degli indirizzi di massima, quindi siamo ancora nell'ambito di indicazioni massimali, ma senza cadere nel dettaglio. Per cui cosa dobbiamo dire noi in termini di prevenzione? D'accordo a rafforzare il sistema scolastico per la prevenzione delle situazioni di violenza, d'accordo a implementare la rete territoriale antiviolenza, d'accordo a rafforzare la formazione professionale specifica dei medici, quindi entrare nel merito sul cosa fare, quando fare, timing. Ma soprattutto, e questo è il mio appello da accademico, di rafforzare l'attività di ricerca per individuare evidenze per un trattamento medico individualizzato al caso clinico. Quindi non siamo più ai blocchi di partenza, il treno è partito, the train is left, però bisogna lavorare bene per raggiungere l'obiettivo presto. Grazie. Grazie a Salvatore per quest'altro intervento. Quindi io a questo punto lascerei la parola agli operatori delle forze dell'ordine, che rappresentano sicuramente un impegno costante e importante in quello che è il rapporto, diciamo, con tutte le forme della violenza, quindi in generale, diciamo, ci assicurano la convivenza civile. Quindi darei la parola a questo punto al dottor Dario De Angelis, che ringrazio, perché sì, c'è anche la dottoressa Maria Pia Marinelli, non so, diamo la parola quindi prima alla Marinelli. Io vi ringrazio perché ovviamente la vostra testimonianza sarà importante per gli studenti, e ringrazio anche e soprattutto anche chi ci segue a distanza, perché so che ci sono molte scuole collegate, e veramente vista l'ora ringrazio veramente per questa attenzione. Prego, dottoressa.
Buongiorno, ringrazio i magnifici rettori e le docenti dell'Università di Teramo per l'invito ricevuto. Considerata l'ora, i tempi ristretti e la sintesi non è proprio un mio dono, ho individuato tre parole chiave attorno alle quali cercherò di costruire l'intervento. La prima parola è cammino, formazione che va di pari passo con contrasto e rete. Per quanto riguarda il cammino, se mi consentite, mi rivolgo soprattutto agli studenti dei licei e se c'è ancora qualcuno collegato dagli atenei. Il cammino per me, nel cammino contro la violenza di genere, una tappa fondamentale è quella che è stata scritta da una grandissima donna, Franca Viola. Prima però di arrivare a Franca Viola, e siamo nel 68, voglio dire ai ragazzi che purtroppo c'era tutta una situazione per cui, ad esempio, i reati cosiddetti sessuali erano relegati nel libro addirittura dei reati contro la morale pubblica. Esisteva un delitto che era il delitto d'onore, esisteva l'autorità maritale sulla consorte, l'uso dei mezzi di correzione su moglie e figli e il matrimonio riparatore. E qui arriviamo a Franca Viola. Chi era Franca Viola? Siamo in Sicilia nel 68, ad Alcamo. Franca Viola è una giovane donna che il giorno di Santo Stefano viene letteralmente rapita da Filippo Melodia, il nipote di un capoclan locale, quindi a cui tutto era, secondo la sua ottica, dovuto, che con altri 12 aguzzini prelevano la ragazza, il fratello minore, la tengono segregata per giorni e giorni in un casolare, la donna viene ripetutamente abusata, nella convinzione per il Melodia che tanto tutto si sarebbe risolto con il matrimonio rivelatore, altrimenti la donna sarebbe stata una svergognata. La donna non si piega, denuncia i suoi aguzzini, dice no al matrimonio rivelatore a costo di essere considerata una svergognata, affronta a viso aperto un processo, il padre addirittura si costituisce parte civile, che è un fatto epocale per i tempi, per la morale dei tempi, è considerato che insomma, ma eravamo in una regione del sud, e il Melodia viene condannato a ben 11 anni. Mi piace leggervi questo messaggio, perché lo trovo comunque sempre di un'attualità sconcertante, di Franca Viola. Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce. Quindi diritti che oggi pensiamo siano scontati sono stati invece conquistati un pezzettino alla volta, con fatica, sono frutto di fatica e di sacrifici immani. Questo per passare poi a come è proseguito un po' questo cammino e per arrivare poi all'abolizione, o meglio al 1996, e quindi all'inserimento nei reati contro la persona della violenza sessuale, per proseguire poi, e arriviamo un po' più ai giorni nostri, al 2009 e al 2019, con l'introduzione degli atti persecutori nel 2009 e nel 2019 con la normativa relativa al cosiddetto codice rosso. Come ci siamo quindi regolati noi forze di polizia relativamente a questo fenomeno, considerato che era un'emergenza nazionale? Ed ecco qui le altre due parole chiave di cui vi parlavo: formazione che viaggia di pari passo con il contrasto. Ci siamo dotati, e di questo ve ne parlerà meglio il collega De Angelis, di strutture, setting di ascolto che non sono i classici, diciamo, ecco, uffici un po' tra virgolette anonimi, come un po' tutti gli uffici, ma sono uffici resi particolarmente accoglienti proprio per far sì che la vittima entri a proprio agio con noi. Ma abbiamo puntato molto anche sulla formazione del nostro personale. Un tempo, fino a 20-25 anni fa, il classico buon maresciallo che faceva la prima filtro del nostro ufficio denunce a mo' di buon padre di famiglia era abituato a trattare un po' con tutti, quindi tanto con la vittima di furto, di rapina,
e con la vittima magari a volte anche di violenza, senza avere quindi ai tempi quel minimo di formazione. Quindi sicuramente un buon filtro viene fatto da chi raccoglie la prima, diciamo, denuncia, la prima istanza, o dalla volante a volte che interviene in seguito ad un intervento sul 113. Proseguiamo poi successivamente, o noi della divisione anticrimine, se la donna propende per un'istanza cosiddetta di ammonimento, oppure se decide di fare una querela, sicuramente verrà accolta da un altro ufficio, che è la sezione specializzata della squadra mobile, che quindi ovviamente accoglierà in primis la donna, la vittima, facendola assolutamente non sentire in colpa. Io quante volte ho sentito racconti di donne che dicevano di vergognarsi, che avevano quasi paura, timore, è un po' quella, abbiamo qui la criminologa del carnefice, della vittima proprio, del senso quasi, ecco, di paura, di vergogna, ma anche del timore di far del male comunque al proprio partner. È paradossale, ma purtroppo abbiamo ascoltato storie di questo tipo, rispetto invece a donne che sono venute in maniera più decisa, determinata, e che hanno voluto denunciare. Quindi dicevo, la formazione del personale va di pari passo anche a quello che è un po' il discorso di un contrasto abbastanza, diciamo, ecco, forte e decisivo. L'altra parola chiave, però, in modo che non rubo tempo anche al collega, e ragazzi penso che anche quasi ora, rete. Mi sono resa conto in questi anni di lavoro che è imprescindibile, non si può fare a meno di una rete. Mi spiego meglio, soprattutto per i ragazzi: il poliziotto non può farcela da sola, ha bisogno dello psicologo, spesso per le denunce più delicate ci avvaliamo anche dell'ausilio di uno psicologo, come non possiamo fare a meno dei contatti con i centri antiviolenza e anche di quello che è il rapporto sinergico costante con l'autorità giudiziaria. Chiudo rivolgendomi soprattutto agli studenti dell'Ateneo Aquilano, per ribadire che siamo presenti giù nel punto bar della questura dell'università lato giurisprudenza, perché stiamo divulgando la nostra brochure Questo non è amore. È una campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere, e mi piacerebbe, ecco, concludere leggendo il messaggio del nostro capo della polizia, il prefetto Giannini. Affrontiamo il tema della violenza di genere ben consapevoli della sua estrema gravità. Sappiamo che è una prerogativa assoluta, una battaglia di civiltà. Sapere di poter contare su poliziotti capaci che ogni giorno accolgono le vittime con umanità, sapere di poter contare sul loro profondo senso del dovere, mi consente infatti di poter guardare negli occhi ogni singola donna vittima di violenza e di poterle dire: non sei sola. Ora una sfida più grande ci attende: convincere ogni singola vittima oggetto di violenza ad uscire dal silenzio. Siamo partiti con la parola chiave cammino, e concludo con un'altra parola chiave: importanza della prevenzione. Grazie. Prego. Grazie, 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 bellissimo intervento. Grazie. Veloce, ma purtroppo siamo già oltre. Grazie per questo intervento molto significativo. Passerei a questo punto la parola al dottor De Angelis. Buongiorno a tutti, ai presenti e a tutti quanti i collegati. Un ringraziamento a tutte le persone che si sono spese per organizzare questa giornata e all'invito che ci è stato riservato a noi delle forze dell'ordine. E, diciamo, da parte mia l'intervento sarà quello che è un aspetto un po' più pratico, un po' giornaliero, quello che è il vissuto quotidiano di questa problematica. Posso integrare quello che ha appena esposto la collega di Teramo, dicendo che c'è stata sicuramente un'evoluzione normativa negli anni, anche se non parliamo di tantissimi anni, è una evoluzione che va sicuramente integrata a coprire quelle che sono ancora oggi delle problematiche esistenti dopo la denuncia di questi tipi di reato. Noi cerchiamo, così come all'Aquila, questi uffici investigativi
di rendere diciamo l'approccio con la vittima in maniera un po' più sensibile. Cerchiamo di curare il primo impatto con magari l'intervento di nostre colleghe donne, che sicuramente potrebbero, anzi hanno la possibilità di facilitare l'esposizione di queste situazioni molto imbarazzanti. Teniamo presente che a volte sono coinvolte anche dei bambini direttamente e anche indirettamente con questa violenza assistita, che sono parole ma che poi di fatto nel concreto creano delle problematiche psicologiche molto evidenti. L'intervento e l'affiancamento degli psicologi. Noi recentemente, quest'anno, siamo state tra le prime 14 province in Italia ad avere uno psicologo presso la questura. Parlavo con il collega Pelliccione, che è lo psicologo venuto qui all'Aquila. Ci verranno integrati altre decine e decine di psicologi per coprire tutto quanto il territorio nazionale, e devo dire che è un grosso aiuto, un valido aiuto in determinate situazioni. Un aspetto che voglio diciamo così rendere noto è anche una evoluzione anche pratica che c'è stata negli ultimi anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere qui all'Aquila un questore, il questore Rizzi, oggi prefetto e vice capo della polizia, uno dei vice capi della polizia, sensibilissimo a questi aspetti, diciamo un po' il pioniere di quelle che sono state il progetto della Sala Erica e del Camper Rosa. La Sala Erica, che nasce come progetto pilota embrionale a Roma, ma poi di fatto con l'arrivo del questore Rizzi qui all'Aquila nel 2013, la prima vera e propria, quella che possiamo definire una Sala Erica. Invito, se ne avete la possibilità, anche da parte delle università, anche a visitarla, magari a richiedere tramite il nostro ufficio di gabinetto, a visitarla per rendervi conto materialmente di che cos'è. È stata creata una stanza per diciamo arredata con dei mobili come se fosse una cameretta di una ragazza, di un fanciullo, proprio per cercare di mettere a proprio agio non solo eventuali vittime come ragazzi o minori, ma anche la donna stessa, con un ambiente completamente isolato da quello che è la questura, perché la questura di per sé ha un impatto diciamo un po' negativo, no? Da questo punto di vista, specialmente una persona che ha subito questi soprusi. E questa Sala Erica è stata motivo di orgoglio da parte nostra come questura, ringraziando sempre il questore allora che l'ha introdotta e che adesso trova luogo in quasi tutte le questure d'Italia. Insieme a questo, sempre la stessa persona riuscì allora alla creazione di quest'altra di quest'altro escamotage per cercare di fare in modo che la polizia o gli organi investigativi andassero nei luoghi dove queste cose accadono, cioè nei paesi lontani dalle questure, lontani dai commissariati. Esce fuori, viene creato il Camper Rosa. Il Camper Rosa non è altro che un camper della polizia, chiamiamolo così pubblicitario, ma di fatto non lo è, composto da personale della squadra mobile, da personale della polizia, della divisione anticrimine, dai nostri medici, che si è avventurato a livello locale, quindi della provincia dell'Aquila, in questi paesi più sperduti e più distanti, soggiornando e stazionando nelle piazze di questi paesi, distribuendo queste brochure, queste diciamo numeri informativi di primo impatto. E devo dire che abbiamo raccolto anche l'avvicinamento di alcune persone che mai si sarebbero sognate di esternare determinate situazioni, partendo da 10, 20, 30 chilometri dall'Aquila, venire a fare delle denunce qui da noi. È da capire una cosa, nell'aspetto psicologico, non sono io certo a dirlo, ma altri, che per una donna denunciare un fatto del genere di per sé è difficile. Tenete presente che se questa persona vive in un ambiente molto piccolo, già l'Aquila è piccola di per sé, un piccolo paesino dove c'è il maresciallo del paese, che conosce un po' insieme al parroco e al farmacista tutti gli aspetti della vita sociale della città, del paese, è ancora più difficile poter parlare di queste cose. E quindi questa esperienza del Camper Rosa ha avvicinato in un certo qual modo queste persone, ha insieme ai centri antiviolenza dato
creato una rete di avvicinamento a tutto quanto questo. Anche la magistratura ha risposto a questo tipo di problematica, diciamo, creando in seno ai pubblici ministeri che fanno parte della procura qui dell'Aquila come in altre parti, un gruppo, un pool, chiamiamolo così, di due magistrati sui 5-6 presenti adesso che si occupano prettamente di queste problematiche. Quindi noi sappiamo anche da parte delle forze dell'ordine di interagire sempre con uno o due magistrati che conoscono e approfondiscono la materia, che rispondono anche meglio a queste problematiche, con il quale, diciamo, cerchiamo di avere anche una maggiore confidenza, no? nel rapporto quotidiano. Noi ce la mettiamo tutta, l'impegno è grosso, numericamente paghiamo, come in tutte le pubbliche amministrazioni, una carenza di personale, cerchiamo di sfruttare al massimo e al meglio quello che abbiamo, specializzandolo, che questa è una delle cose che accennava la collega, proprio la specializzazione, cercare di selezionare il personale che ne va a far parte, perché non voglio dire che sia diverso dagli altri, ma ci sono e devono avere degli atteggiamenti, delle inclinazioni tali da poter, diciamo, gestire questa situazione, perché si ha a che fare con delle persone spaventate, colpite e con dei minori. Noi cerchiamo di anticipare queste cose, anche se è difficile, si parla di violenza di genere soltanto quando si va al telegiornale e la persona è deceduta. Ci sono i cosiddetti reati spia, sono quei maltrattamenti, quelle molestie, quelle cose che accadono giornalmente e che poi portano a questo evento drammatico finale, ma che sono dei campanelli che, diciamo, con una giusta attenzione possono evitare che poi questo accada alla fine. Io da parte mia mi rendo conto una cosa, nel vivere quotidianamente questi fatti, l'evoluzione normativa c'è stata, l'attenzione delle forze dell'ordine c'è stata, dalla parte della magistratura, da parte di tutti. Bisogna fare ancora un grosso passo in avanti, perché tenete presente una cosa, l'aver irrogata una misura cautelare del divieto di avvicinamento, dell'allontanamento dalla casa familiare, non impedisce alla persona di compiere, diciamo così, quell'effetto poi più nefasto e finale di cui ne parla il telegiornale. Quindi a queste misure, chiamiamole così, cautelari, che sono proprio cautelari, andrebbero affiancate delle misure più coercitive. Io mi riferisco a una valutazione di, diciamo, di misure cautelari anche domiciliari, per quello che valgono, il braccialetto elettronico per una segnalazione anticipata di quello che è il movimento della persona. Non siamo noi a dover gestire, sarà il legislatore a introdurlo, però noi che viviamo territorialmente e quotidianamente queste cose sappiamo che il nostro intervento è reso vano se poi alla fine non si fa in modo di impedire al soggetto poi di muoversi e di fare altro. Concludo il mio intervento, visto che ormai si è andato avanti anche con il tempo. Spero di essere stato utile nell'esporvi quello che è la quotidianità, il nostro impegno, e speriamo che rinnovo l'invito a partecipare magari in maniera anche organizzativa per visitare queste cose nella nostra questura e nelle altre questure d'Italia. Grazie. Grazie, grazie. Sicuramente coglieremo l'invito. Allora, a questo punto io darei la parola per le conclusioni al professor Braga. È arrivato? Non vi sento. Allora, qui il professor Braga purtroppo non è arrivato, la professoressa Ricci è assente, quindi possiamo procedere alle conclusioni. Sono stata delegata dalla professoressa Ricci. Quindi allora, diciamo velocemente, perché veramente si è fatto tardi. Io allora diciamo, mi avvio velocemente anche alle conclusioni e poi facciamo più del Teramo. Voglio ringraziare in particolare la dottoressa Gianna Fattore, che è membro del CUG, che ha permesso, diciamo, che oggi si tenesse questa iniziativa. Sicuramente usciamo tutti arricchiti, perché il taglio che è stato dato è stato, diciamo, un taglio multidisciplinare, quello che
che serve. Io diciamo, vorrei chiudere con un interrogativo che oggi è ricorrente: dove abbiamo sbagliato, in maniera che in qualche modo ci sia, diciamo, una consapevolezza che siamo un po' tutti responsabili anche di portare avanti, diciamo, battaglie che vadano nella direzione di una convivenza civile, atteso che siamo una società civile. Grazie a tutti, do la parola allora a Teramo per le conclusioni. Grazie a tutti i partecipanti, agli organizzatori. È stato un momento di approfondimento di particolare interesse e di particolare importanza, perché vede due atenei abruzzesi collaborare, fare rete, esprimere idee, esprimere speranze, esprimere anche delle prassi operative, non guardando soltanto al passato, non guardando soltanto al presente, ma cercando di intuire quali sono i prossimi percorsi immediatamente attuabili e che possono e devono convergere nelle nostre discipline, in tutte le discipline. A me piace molto l'approccio interdisciplinare, perché per noi in criminologia è il metodo più efficace. E proprio oggi penso che questa prospettiva abbia assunto un nucleo fondante, e quindi confidiamo tutti in prossime collaborazioni, in prossime iniziative che siano così azioni concrete. Grazie a tutti. Certo, grazie. Ringrazio anche quelli a distanza, grazie a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.